Salve a tutti, sono Master Wallace. Anche oggi sono qui per parlarvi di un importantissimo argomento molto richiesto in rete e voglio qui approfittare di nuovo di questa occasione per ringraziare tutti i nostri ragazzi dell'MVS, gruppo di Facebook, vi aspettiamo, e tutti i fans di Master in Italia che hanno reso un grande omaggio ai sermoni di Master, confermando il grande successo in tutta Italia, delle elucubrazioni di Master sui vari argomenti del bodybuilding. Veramente un grande successo, questo vuol dire che la gente si fida di Master e la sua reputazione online è in continuo aumento. Bene, oggi vi voglio parlare di un argomento che è ampiamente dibattuto nei vari gruppi o forum di bodybuilding e riguarda il tema della dieta vegana e bodybuilding. Attenzione, non parlerò di queste cose in senso salutistico, cioè se fa bene alla salute o meno, se conviene. Qui parlerò prettamente del discorso dieta vegana e bodybuilding. Cioè, è possibile ottenere risultati di un certo rilievo anche con le normali, ma diciamo con diete cosiddette vegane? Questa è la domanda che mi pongono i ragazzi, ci sono tanti dubbi, domande, e adesso io sono qui per parlarvi di questo, sulla base di tutta la mia grande e unica esperienza. Vogliamo cominciare? Ok. Allora, signori, questa è una banana. Negli anni 70, da ragazzino, leggevo con grande avidità tutte le riviste di culturismo dell'epoca. Magari più i veterani, più anziani se ricorderanno. In una di queste vi era un'intervista a Robbie Robinson. Vi ricordate il famoso principe nero, competitor del Mister Olympia con Arnold? Un fisico incredibile, specie per l'epoca. E c'era questa intervista a Robbie Robinson, mi ricordo anche la posa, era sulla spiaggia, un doppio bicipite con un fisico pazzesco. E nell'intervista, fra tutte le varie amenità che gli chiedevano, perché chiaramente lì mai chiedevano le cose fondamentali, cose ridicole, ma all'epoca andava così, gli chiedevano, gli fece una domanda tipo: ma tu per essere così grosso, ma che cosa mangi? Ebbene, Robbie Robinson con grande semplicità disse: io mangio pochissimo, solo frutta e principalmente banane. Perché io da ragazzino quando lessi questa cosa dico: ma come, allora le banane fanno questo effetto qua? È incredibile. Mi misi a mangiare banane, sperando che ci fosse questo effetto, no? Incredibile sui muscoli. Ovviamente non accade nulla. Ma questo esempio per farvi capire che già da allora si leggevano delle cretinate incredibili su questa cosa della dieta frutta. Ebbene, non è che sia cambiato molto, credete, anzi oggi con questa nuova moda del dilagare diete vegane e vegetariane, no? Che adesso spiegheremo la differenza, adesso qui si vede della gente nel web che vengono, se ne saltano fuori, dicono: no, guardate che in realtà voi dovete evitare di mangiare certe cose, potete anche diventare belli grossi e definiti con la dieta vegana. Allora, intanto chiariamo un attimo, giusto per i ragazzi più giovani, i meno informati, la differenza tra una dieta vegana e vegetariana, perché non è la stessa cosa, anche se spesso come termine, come sinonimi vengono detti allo stesso modo, ma non è così. Per dieta vegetariana, attenzione, si intende una dieta che esclude in pratica la carne, i vari tipi di carne, no? Mentre è ammesso l'uso di proteine di natura animale come le uova, il latte, i formaggi, eccetera, eccetera. Mentre dieta vegana, qui si va veramente a un estremo, qui si esclude per concezione, si escludono tutti gli alimenti di origine proteica animale. Quindi non solo tutti i vari tipi di carne,
manzo, petto, pollo, tacchino, pesci, ma anche quelli di proteine di origine animale come, ripeto, latte, uova, formaggi, eccetera, eccetera. Ecco, questo è veramente il grande limite di questa dieta, perché quantomeno una dieta vegetariana, che non è comunque l'ideale per un culturista, perché la carne è importante, lo spiegheremo, ma quantomeno se introducete proteine di natura animale, si può ragionevolmente aspirare anche a un buon fisico, perché c'è un apporto importante di queste sostanze, importantissime. Ma la dieta vegana, veramente lì siamo a zero. Cioè, questi qui vanno avanti, i vegani, vanno avanti con cereali, soia, praticamente di tutto, fanno dei miscugli, cercando di sopperire alla mancanza di proteine animali. E loro dicono che funziona. Adesso, prima di entrare nel merito tecnico, perché vi dirò perché non funziona, anche qui meglio chiarire un po' quello che si vede nel web, no? Io parlo dei furbetti del quartierino, perché è così. Anche qui mi sono fatto una buona cultura, ho guardato video, interviste, foto di gente, di bodybuilder, famosi e non famosi, che propongono questo tipo di dieta. Qual è la situazione? Sostanzialmente è sempre quella. Allora, abbiamo nella maggior parte di chi propone queste cose, è gente secca, è gente che fisicamente non hanno niente di culturista. Potrebbero fare, non so, andare in spiaggia, fare una loro figura con un bel fisichetto, ma niente di che, non hanno nulla di culturista. Quindi questi, ogni volta che propongono questa dieta, si presentano con un fisico meno che mediocre, non hanno alcuna importanza, quello che dicono è zero, perché non hanno dimostrato niente su se stessi. Quindi quando vedete sta gente qui, che fanno i saccenti, quelli dei vegani, e sono secchi, escludeteli come credibilità, zero. Però qui si viene al solito punto, perché i ragazzi mi dicono, master, però lì c'è gente che con la dieta vegana è diventata veramente grossa. Poi citano dei campioni anche del passato, tipo Bill Pearl, famoso old school ai tempi di Arno, e anche altri campioni attuali. Ah, ma come, quello è un campione, fa dieta vegana, allora come mai? Ma come mai, ragazzi, lì siamo al solito discorso. Quella lì è gente dopata. A parte che Bill Pearl, che è noto che era dopato, ma l'ha detto lui stesso nell'intervista, l'ha dichiarato. Quindi Bill Pearl assumeva farmaci. Ma io questi qui li ho visti, questi fisici che vedete veramente fuori dalla norma e che dicono di essere vegani, sono dopati. E quindi è chiaro che assumendo farmaci, ammesso che siano veramente vegani poi, perché questi una cosa dicono e un'altra fanno, è facile anche essere grossi, perché quantomeno mangiano in maniera abbastanza notevole, poi magari assumono proteine del siero che voi nemmeno saprete mai. Quindi con i farmaci è facile avere un aspetto fisico. Intanto io dubito che un campione professionista sia vegano realmente, perché per quel che si sa i migliori campioni professionisti nessuno è vegano, tanto per chiarire. Ma col doping è possibile anche essere realmente vegani e stare sopra la media, perché il fisico comunque risponde in maniera eccezionale. Quindi non credete nemmeno a queste persone qua, lasciate stare. La vostra vera sfida è, da naturali, diventare grossi, e la dieta vegana è un grosso ostacolo, è un limite. Non è che io ce l'ho a priori con chi fa questa dieta, magari per ragioni salutistiche o... Cioè, può fare tutto. Io vi dico che tecnicamente, come esperienza, la dieta vegana per i bodybuilding semplicemente non è la cosa migliore. Anzi, vi racconto un altro aneddoto prima di passare alle cose tecniche. Voi sapete che c'è stato un famoso autore di libri, non so il nome perché niente di strano, Max Stewart, no? Quello dei famosi 40 di braccio che non si potevano superare. Ha scritto vari libri, ha avuto un certo successo, diciamo, nel mondo del culturismo naturale, che io per certi versi stimo, per altri no, tecnicamente, perché secondo me non tutte le sue idee sono buone, ma comunque. Leggevo un suo, diciamo, resoconto tratto da un suo famoso libro, dove lui stesso parlava della dieta vegana. Perché? Perché per un certo periodo l'aveva adottata, e con grande convinzione.
Sapete cosa disse? Andatevelo a leggere se volete, potete trovarlo. Che praticamente fu un disastro totale. Tutti quei progressi che lui aveva fatto, non eccezionali, ma che comunque aveva fatto in anni di sacrifici, cominciarono a svanire come neve al sole. E lui si ritrovò sempre stanco, distrutto, non recuperava nemmeno, anche depresso. Per lui fu uno shock. E fu costretto a abbandonarla. E spiega anche che questa cosa l'ha vista su altri soggetti e davano i medesimi risultati, disastrosi. Quindi lui arrivò alla convinzione, veramente convinzione nata dalla sua esperienza reale, sincera, perché è sempre stato un uomo che è stato sincero, questo gli va riconosciuto. Lui tornò alla dieta con le proteine animali, completa, carne incluse, eccetera, eccetera, e i suoi progressi immediatamente migliorarono, lui ritornò a livelli, diciamo, molto migliori. Io su questa cosa devo dire che sono totalmente d'accordo con lui, perché quello che ho verificato, non personalmente su di me, perché io vegano non sono mai stato, né mai lo sarò, ma ho visto su altre persone, conosco persone che tuttora vengono nella mia palestra che sono vegani, qualcuno vegetariano, ma pochi vegani, ragazzi hanno un aspetto orribile, tutti bianchi, magri, anemici, secchi, non hanno mai mordente, i muscoli non crescono mai, cioè gente veramente... Non lo so, forse potrebbero star bene a fare i santoni yoga, loro aspetto, no? Tutto smunto, fermi. Ma col bodybuilding, dove dovete avere il massimo delle energie possibili mentali e fisiche, dieta vegana è improponibile. Andando sul punto di vista tecnico, è chiaro che questo è un argomento enorme, eh? Non posso stare qui 3 ore a parlarne, però vi citerò i punti essenziali, scientifici tra l'altro. Mi tocca citare anche i fatti scientifici, oltre che quelli acclarati sul campo. Allora, vedete, purtroppo se voi eliminate ad esempio la carne, voi la eliminate dalla dieta, avrete degli svantaggi abbastanza notevoli, che in nessun modo potrete rimediare con tutti questi miscugli che fanno loro, no? I cereali, altri alimenti per migliorare, diciamo, il profilo degli aminoacidi. La carne, ragazzi, contiene una delle tante cose, per esempio la carnosina, che è importantissima. La carnosina ha un ruolo importante nell'allenamento, per tamponare l'acido lattico, per pompare, ma la carnosina si forma dall'unione di alcuni aminoacidi che sono presenti solo nella carne, che praticamente sono l'istidina e la betalanina. Se non mangiate carne, voi questa cosa non l'avrete. Uno dice, ma assumiamo i supplementi. Vabbè, assumete i supplementi. Ma intanto avete un grosso limite. Ammesso che poi questa gente qua in genere non assume neanche i supplementi. Sono un po', diciamo, avulsi a questa cosa. Ma poi vogliamo parlare anche della creatina. Perché, ripeto, non tutte queste persone assumono integratori o hanno i soldi e vogliono farlo. La carne è la fonte migliore di creatina che possa esistere. Quindi voi già eliminando la carne... avete fonti in meno di carnosina, creatina, poi vogliamo parlare dello zinco, che anche quello è vitamina B12, che sono contenuti in una carne in una forma altamente assimilabile, che il nostro intestino è fatto per quelle forme lì. Vogliamo parlare del ferro? Ragazzi, la carne contiene il ferro in una forma particolare, detta eme, e deriva dalle proteine muscolari della carne, le emoproteine muscolari, che è in assoluto la forma più assimilabile di ferro che esiste, perché il nostro organismo, il nostro intestino, in milioni di anni di evoluzione, si è strutturato per assorbire quel tipo di ferro. Quindi il ferro sapete che è importante per i globuli rossi, no? Per prevenire l'anemia, ecco perché i vegani in genere sono tutti bianchi, molti sono anemici, perché fa fatica a assimilare il ferro e hai tutti i trucchetti e soluzioni che tentano di fare, non funzionano al meglio, a volte sono costretti a assumere supplementi di ferro. Queste sono solo alcune questioni, poi, di cosa vuol dire eliminare la carne. Ma poi c'è anche il discorso del profilo, il profilo degli aminoacidi. Allora molti dicono, ma noi, sì è vero, le proteine di origine animale hanno il profilo migliore come aminoacidi, ma noi con le nostre combinazioni riusciamo ad avere dei profili simili. Allora, se è una questione di sopravvivenza, intanto non è così, non è così, e vi spiego. Voi andate su Google e scrivete questa sigla qua, P
D, non c'entra col partito, parlo di P come Palermo e D come Domodossola, PD, C, A, A, S, PD, CAS. Che cosa vuol dire? Praticamente è, non è tanto, è una sigla scientifica, che un metodo che valuta non tanto il profilo degli aminoacidi, ma i loro valori di assorbimento. E se guarderete quella classifica stilata degli alimenti, nei primi posti, questo è il vero valore importante che ci interessa, ci sono tutti gli alimenti di origine animale, quindi tutti i tipi di carne, uova, latte. Il primo alimento di origine vegetale che si vede, molto più in basso, è la soia. E tra l'altro la soia, guardate che le proteine della soia, premesso che sono ultime come in classifica di questa assimilazione, no? Ma le proteine della soia sono, purtroppo la soia stessa è ricca di antinutrienti che ostacolano al massimo l'assimilazione delle proteine. Quindi, in definitiva, ricorrere alla soia, che è un alimento non ottimale, non dico orribile, ma fra i peggiori, diciamo, che potete usare, e nello stesso tempo voler ambire ai massimi livelli di sviluppo muscolare, è un'antitesi. Cioè, è come se voi dovete scalare una montagna, anziché avere attrezzature migliori e più moderne, usate le peggiori. Ha senso questa cosa? E perché poi? Quindi, come vedete, qui c'è proprio un problema alla base, che secondo me un vegano non ha la mentalità del culturista, parliamoci chiaro. Un vegano magari vuol vivere così perché gli piace, c'è questa mentalità, ma non può pretendere o convincere i ragazzi di fare diete vegane e si diventa culturisti. No, non è così. Il culturismo, l'ho detto in altri video, adesso faccio un piccolo scamotage filosofico, va contro natura. Perché? Perché non è nella natura umana costruire masse muscolari enormi. In natura non si vive così, si vive secchi e magri, questa è la realtà. Noi però cosa vogliamo fare? Vogliamo andare contro natura perché vogliamo tanta massa magra in eccesso, che è un processo difficile, che richiede veramente il meglio anche a livello biologico. E quindi voi cosa fate? Cioè, se uno ha questa ambizione, ricorre ai peggiori metodi possibili, tipo le diete vegane? Che senso ha questa cosa? Cioè, capite come questa cosa è assolutamente, potrei dire sbagliata, ma voglio anche dirvi che più che sbagliata è senza senso. Cioè, non ambite allora a diventare dei grandi culturisti se volete fare le diete vegane, fatele, ma non ambite queste cose qua, perché sarete tagliati fuori, tutto qui. I campioni, doping a parte, lo sanno da sempre. Cosa mangiano i campioni? Mangiano un sacco di carne, proteine a volontà animali. Questo fanno, perché il loro fisico richiede questo, non c'è altro modo. E questo vale anche per i culturisti naturali, ragazzi. Voi dovete dare al vostro fisico il meglio possibile. Non state dietro queste mode. Vi ho spiegato che intanto la maggior parte di quelli che vedete sono secchi o sono dopati, quindi sono esempi inattendibili. La realtà è quella che è. Dovete nutrire al meglio il fisico, e le proteine animali sono le migliori in assoluto. Ok? Poi il discorso salutistico, magari, che non è neanche vero che fanno male, ma questo è un altro argomento, ne potremo parlare dopo. Ma chi ambisce realmente ai massimi progressi muscolari naturali, ma veramente oltre un certo livello, con la dieta vegana è tagliato fuori. Questa è la pura e semplice verità. Quindi, ragazzi, voi la banana è buonissima, mangiate sempre frutta e verdura, frutta e verdura aggiungete alla dieta, che sono altamente benefiche, ci vogliono, ma non basatevi solo su queste cose qua o miscugli strani, cose che hanno poca attinenza con la nostra missione di enormità. E quindi adesso, naturalmente, dopo questo video scoppieranno le polemiche, no? Perché arriveranno i soliti sapientoni: no, ma master, avete un sacco di sciocchezze, ma voi credete a quello lì? Ragazzi, io le cose ve le ho dette in maniera chiara, semplice e reale. Vi ho spiegato perché non potete fidarvi troppo di qualcuno che vedete lì, sapete perché, poi secco, poi dopato, e ho spiegato anche tecnicamente, scientificamente, un minimo, il perché la dieta vegana non è
la miglior cosa possibile per i bodybuilder, anzi. Quindi io vi dico, mangiate le vostre proteine animali, fate i vostri pasti regolari, tre essenziali più gli spuntini, compreso il pre-nan, buttate dentro proteine animali. Solo così potete costruire chili di muscoli, centimetri di volumi. Volete i 45 di braccio, i 48? E con la dieta vegana cosa pensate di fare? Manco arriverete a 40, forse. Quindi fiducia sempre nei metodi che funzionano, fiducia in Master, fiducia nella nostra missione di vita. Tutti insieme, avanti, senza mai fermarsi. Al top!